Investire anche pochi capitali. Ha senso farlo? Perché e in caso dove andare ad investire? Cosa ci si può realmente aspettare? Come potete immaginare, anche in questa puntata abbiamo tantissimo di cui parlare. Se tu in prima persona ti ritrovi in questa situazione oppure conosci qualcuno, un familiare, un amico che si ritrova in questa situazione, rimani con me, sarà molto utile. Ma bentornati amici e benvenuti a questo nuovo video. Io sono Daniele, il vostro consulente finanziario di fiducia, e oggi ci troviamo ad un nuovo appuntamento della rubrica I consigli del consulente. Rubrica che nasce dall'esperienza che ho a parlare quotidianamente con tantissime nuove persone, tantissimi clienti, tantissimi investitori, i quali hanno degli atteggiamenti, dei comportamenti, commettono degli errori ripetuti tra persona e persona. Errori che ho deciso di condividere con tutta la community per crescere assieme e diventare delle persone finanziariamente consapevoli. L'idea mi è nata quando, discutendo tempo fa con un vecchio cliente, chiamiamolo Giovanni, mi ha raccontato che finalmente suo figlio ha finito l'università, il suo percorso formativo, ed è entrato da poco tempo all'interno del lavoro. Suo figlio, 25enne, finalmente si sta godendo il suo meritato stipendio e sta finalmente iniziando a vivere parole sue. Come padre, potete immaginarlo, Giovanni è molto fiero del suo ragazzo perché sta finalmente muovendo i primi passi concreti verso il mondo adulto. Come potete immaginare, Giovanni, essendo un buon padre premuroso, ha cercato di spiegare a suo figlio fin da subito l'importanza di investire ed informarsi, diventando sempre più una persona finanziariamente consapevole. Abbiamo discusso approfonditamente assieme su quale fosse il modo corretto per parlare a suo figlio e vorrei condividere con voi le riflessioni che ne sono emerse, perché credo possano essere molto molto utili, non solo per i giovani che stanno iniziando e che vogliono investire anche piccole cifre, ma anche per tutti coloro che vogliono partire anche con piccole cifre, ma magari non sono più tanto giovani. Prima di tutto, in questo caso specifico, il ragazzo, data la sua giovanità, dato l'attività che stava facendo, era più sensato per lui, anziché investire tutti quanti i suoi risparmi, dedicare una piccola parte di questi risparmi ad assicurarsi. L'assicurazione, in questo caso specifico, lo tutelava da tutta quanta una serie di rischi connessi alla sua vita, ed è un tipico esempio di come molto spesso sia più importante assicurarsi prima di cominciare ad investire. Ma questo argomento lo lasciamo per un'altra puntata, altrimenti andiamo troppo lunghi. Il punto iniziale che vorrei trattare è la grande domanda che si sono posti Giovanni e suo figlio: ma ha realmente senso investire una piccola cifra? 50 euro? 100 euro? In realtà la risposta è tutto fuorché scontata. In effetti, per quanto possiamo considerarci dei buoni investitori, ammettendo che siamo i più grandi investitori del mondo e in un anno riusciamo a portarci a casa il 100% dell'investito, e mi raccomando, sto usando un'esagerazione, non seguite chi vi dice che può darvi certi rendimenti. Dicevo, il 100% in un singolo anno, quanto effettivamente ci siamo portati a casa dopo tutto il lavoro? Altri 50 euro? Altri 100 euro? Lordi? Sì, ovviamente si tratta di una piccola cifra che può far comodo, però nulla di che. A questo punto avrebbe molto più senso andare a usare quei soldi per una pizza, darebbe molta più soddisfazione. E il ragionamento è estremamente sensato e per nulla scontato. Infatti, a mio parere, non ha senso investire una piccola cifra. A meno che questa piccola cifra non sia solo il punto di partenza per tante piccole cifre per instradarci verso un percorso di consapevolezza finanziaria. Mi spiego, 100 euro non svoltano la vita, è vero, ma 100 euro il primo mese, 100 euro il secondo mese, 100 euro il terzo mese, fino al primo anno, poi altri 2 anni, poi 5 anni, poi magari si aumenta e si arriva a 150 euro al mese, per poi arrivare al decimo anno, per poi al quindicesimo, per poi al ventesimo e così via. Allora la situazione si fa completamente diversa. Quindi se questa piccola cifra la consideriamo il primo seme piantato di un intero giardino che abbiamo intenzione di costruire nell'arco della nostra vita, allora questo non solo è una scelta sensata, ma anzi il ragionamento è l'attività più utile che noi possiamo compiere per tutta una serie di ragioni. Ci permette di creare un'abitudine virtuosa, ci permette di iniziare a risparmiare e ad accantonare grandi cifre nel corso del tempo. Soprattutto ci permette di far lavorare i nostri risparmi sfruttando il fattore temporale. I benefici, come vedete, sono importantissimi. Appurato quindi che ha assolutamente senso investire anche piccole cifre se si ha un'ottica di lungo periodo, mi raccomando. Vediamo ora cosa possiamo realisticamente aspettarci e cosa possiamo realmente fare con queste piccole cifre. Iniziamo a differenziare chi innanzitutto vuole essere affiancato da un professionista oppure vuole fare da autodidatta. L'indicazione più semplice di chi vuole farsi affiancare dal professionista è seguire le indicazioni del professionista, mi sembra ovvio. Tuttavia, importante appunto da fare, se volete farvi seguire da qualcuno, mi raccomando, assicuratevi che questa persona operi senza conflitti di interessi, in modo che possa costruire il portafoglio più giusto per voi, non quello che lo fa guadagnare di più. Molto importante. Va detto però che questi professionisti, spesso e volentieri, applicano dei tetti minimi di partenza di diverse migliaia di euro. E questo è estremamente limitante per chi, come in questo video spieghiamo, vuole investire partendo da piccole cifre. È una cosa che personalmente non mi piace, personalmente non approvo, e infatti io non applico una sbarra
barra l'ingresso, proprio per incentivare tutte quelle persone che vogliono partire e desiderano instradarsi in un percorso strutturato di consapevolezza finanziaria ad iniziare. Mi sembrava una cosa molto utile da dire. E per chi invece vuole operare da autodidatta, non vi sorprenderà sapere che anch'io condivido la posizione che ha molto più senso all'inizio investire il capitale che riusciamo a risparmiare in formazione. Lo dico sempre, questo, il mondo degli investimenti, è un mondo complesso e lo strumento che abbiamo a disposizione sono i nostri soldi che ci guadagniamo. È bene quindi che tutti coloro i quali vogliano iniziare ad investire da soli abbiano le giuste conoscenze per non buttare risorse. Se è davvero questo che vogliamo, quindi è bene che dedichiamo un certo quantitativo di denaro per acquistare dei libri che ci possono dare una base solida teorica su quella che è il mondo finanziario e il mondo degli investimenti, per poi dedicare tante ore al giorno alla formazione e all'informazione di quello che sta realmente accadendo nel mondo, proprio per passare poi dalla semplice teoria alla pratica, che alla fine è quello che conta. Ovviamente su questo canale trovate moltissimi video, moltissimi contenuti che possono essere affiancati alle basi teoriche, quindi se non siete ancora iscritti iscrivetevi. Una volta aver appreso, aver studiato le conoscenze, aver definito i propri obiettivi, aver definiti dove si vuole andare ad investire, l'orizzonte temporale, il grado di rischio, aver pianificato un portafoglio eccetera eccetera eccetera, è bene passare dallo spostare i nostri risparmi dai libri agli investimenti. E qui di strumenti a disposizione ne abbiamo tantissimi: ETF, azioni, fondi immobiliari, ovvero REITs, prestiti immobiliari, crowdfunding. Abbiamo l'imbarazzo della scelta. Ogni strumento poi ha i suoi pro e i suoi contro, non tutti sono adatti a tutti, ci mancherebbe. Ciascuno quindi dovrebbe capire come da solo comporre il proprio portafoglio. Un paio di appunti importanti però ci tengo a dirli. Parliamo un momento della diversificazione. La diversificazione, lo abbiamo sempre detto, è un fattore importantissimo che ci permette di avere un portafoglio stabile e di non sovraesporci su questo o quell'asset. Questo elemento però induce, specie all'inizio, a diversificare al massimo troppo, ma non ha molto senso in realtà quando si hanno ben pochi capitali da investire. Molto più sensato invece è acquistare uno, due, tre panieri già ben diversificati di loro, per poi dopo accumulare nel corso del tempo e raggiungere una certa cifra, e da quella cifra poi avere una gestione un po' più attiva del portafoglio se è quello che ci interessa e andare a diversificare autonomamente, come sempre, posto che siamo in grado di gestirla. Secondo punto e ultimo punto della puntata, il fattore dei costi. Quando si hanno ben pochi capitali, 100-200 euro al mese, è bene porre un po' l'accento sui costi, scegliere quelle strutture che ci permettono di pagare meno commissioni, perché altrimenti rischiano quelle commissioni di mangiarci tutti i rendimenti che andiamo a generare. Ovviamente non è che i costi sono la prima cosa che bisogna andare a guardare, però in questo caso specifico terrei a buttarci un occhio. E questo era tutto quello che avevo per voi oggi. Io vi ringrazio molto per aver guardato questo video, vi chiedo come sempre di iscrivervi, di attivare la campanella, lasciandomi un commento qui sotto, e noi come sempre ci vediamo ad una prossima puntata. Ciao ragazzi.